Per fare un ottimo Trento DOC bisogna partire da delle buonissime uve che si producono qui nel Trentino e si utilizzano in particolare le due varietà principi che sono lo Chardonnay e il Pinot Nero. E la raccolta viene fatta tutta manualmente in cestoni, in cassoni, dalla capienza di circa 2 quintali e queste vengono successivamente pressate all'interno di presse pneumatiche. L'ottenimento del mosto, quindi, che abbiamo durante la pressatura, viene refrigerato e viene fatta una decantazione statica per eliminare praticamente quelle mucillagini grossolane che si vengono a formare durante la pressatura. Il mosto limpido a questo punto viene fatto fermentare con l'aggiunta di lieviti selezionati a temperature controllate di 18-20 gradi. Una volta finita la fermentazione, i vini base di Chardonnay e Pinot Nero vengono a questo punto maturati sui propri lieviti, quindi sui lieviti di fermentazione, per 3-4 mesi, in cui è possibile avere una seconda fermentazione, che è una fermentazione malolattica, dove quindi viene degradato un acido molto presente all'interno delle uve base spumante, che è l'acido malico, in un acido più delicato, che è l'acido lattico. Questa rifermentazione può avvenire come non avvenire, viene fatta solo e esclusivamente se l'azienda ritiene necessario farla. E questi vini che noi andiamo ad ottenere hanno delle caratteristiche particolari, perché sono vini che non superano un grado alcolico di 11-11 gradi e mezzo ed hanno normalmente un pH molto basso e un'acidità elevata. Queste caratteristiche sono necessarie per ottenere dei Trento DOC longevi. In primavera vengono costituite le cuvée di tiraggio, dove normalmente entrano, a seconda della tipologia di Trento DOC che si vuole andare a produrre, entrano dello Chardonnay e del Pinot Nero in proporzioni diverse. Inoltre possono essere utilizzate, nel caso di Trento DOC normali, Chardonnay e Pinot Nero di annate precedenti, mentre nel caso di millesimi o di riserve normalmente si utilizzano degli Chardonnay e dei Pinot Neri la vendemmia corrente. E una volta costituita la cuvée, a questo punto si procede al tiraggio. Il tiraggio, o tirage in francese, non è altro che l'aggiunta di lieviti e zucchero a questi vini base, a queste cuvée. E lo zucchero che viene aggiunto è di 24 grammi litro, è un dato preciso perché questi 24 grammi litro poi alla fine, durante la rifermentazione, viene fatta dal lievito, mi vanno a produrre le 6 atmosfere che noi troviamo all'interno della nostra bottiglia e un grado e mezzo di alcol, per questo che i vini base devono avere una gradazione non troppo elevata, perché se noi partissimo già con gradazioni superiori ai 12 gradi avremo alla fine la produzione di Trento DOC molto alcolici, che non è la tipologia che noi andiamo a ricercare. Il tirage viene fatto nelle bottiglie che poi arriveranno al consumatore, quindi dopo diversi anni di maturazione, e su queste bottiglie viene applicato non il tappo a sughero finale, ma bensì viene inserito un tappo in plastica che è detta bidule, e sopra questo tappino in plastica viene applicato il tappo a corona. La bidule servirà nella fase di remuage, nella fase finale, a raccogliere il lievito che troviamo all'interno della bottiglia, mentre il tappo a corona serve proprio per ancorare questa bidule e per mantenere la pressione all'interno della nostra bottiglia durante la fase di maturazione in catasta. A questo punto la bottiglia tappata a corona viene coricata in cataste oppure in cestoni e
maturerà per almeno 15 mesi nel caso del Trento DOC normale, 24 per caso, nel caso dei Trento DOC millesimati, oppure 36 mesi come nel caso delle riserve Trento DOC. Normalmente la rifermentazione avviene in locali condizionati a 12-14 gradi e dura all'incirca dal 30 ai 45 giorni. Nel caso della cesarina in sforza invece noi facciamo per i Trento DOC normali almeno 24 mesi di maturazione sui lieviti, per i millesimati dai 40 ai 48 mesi di maturazione, mentre le riserve arrivano ai 72 mesi di maturazione sui lieviti. Questo per aumentare maggiormente la complessità finale del prodotto. Il remouage non è altro che quella pratica che ci permette di portare il deposito che si trova sulla pancia della bottiglia, sul collo della bottiglia e infine nella bidule. Questa tecnica allora una volta era fatta tutta manualmente, mentre ora ovviamente si utilizzano anche dei macchinari per poter accelerare questo processo. Dopo il remouage le bottiglie sono pronte per l'ultima fase, che è la fase di sboccatura, dove praticamente alla bottiglia viene eliminato la bidula e il tappo corona e viene aggiunto il liquor di spedizione. La liquor di spedizione non è altro che uno sciroppo zuccherino dove possono essere utilizzati anche dei distillati di vino come il cognac oppure il brandy. E dopo la dosatura, quindi l'aggiunta del liquor di spedizione, la bottiglia viene tappata a sughero e gabbiettata. Dopo la sboccatura il prodotto viene conservato in azienda in maniera da avere un ulteriore affinamento del prodotto stesso prima di essere immesso sul mercato.